Cloto, dea del destino e regolatrice della vita e dell'invecchiamento. Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Oggi parliamo di Cloto, che nella mitologia era una dea greca, ma è anche una specifica sostanza che è alla base di un trattamento genico fra i più importanti. La terapia genica di cui parliamo è una terapia proposta da BioViva, che è la società di Liz Parrish, che è la donna più geneticamente modificata del mondo e che è famosissima nel mondo dell'anti-age perché sembra una ragazzina pur avendo superato i 50 anni. Cloto rappresenta il destino nella mitologia antica, è stata celebrata nell'arte nel corso dei secoli e oggi ha trovato un ruolo come la proteina Cloto nella ricerca biomedica. Cloto era una delle tre parche della mitologia greca. Cloto e le sue due sorelle, Lachesi e Atropo, controllavano il filo della vita di ogni essere umano. Cloto era responsabile della tessitura del filo della vita, possedeva anche il potere di scegliere chi salvare o mettere a morte. Fu Cloto a riportare in vita Pelope dopo che suo padre lo aveva ucciso, fatto a pezzi, bollito e servito agli dei. Zeus ordinò a Cloto di restaurare ritualmente il corpo di Pelope e riportarlo in vita. In un'altra storia, sul re Admeto e sua moglie Alcesti, Apollo convinse le parche a concedere ad Admeto una tregua dal giorno della sua morte predestinato. Fece ubriacare le parche se fosse riuscito a trovare qualcuno che morisse al posto suo. Lachesi, la seconda delle tre parche, aveva il compito di misurare la lunghezza del filo che era concesso a ciascun essere umano. Ed è qui che noi cerchiamo di intercedere e di fare in modo che questo filo sia un po' più lungo. La terza, Atropo, era la più anziana delle tre sorelle. Era lei a scegliere il meccanismo della morte e il modo in cui la vita di un mortale finiva, tagliando il filo della vita con le sue cesoie. Si diceva che le tre parche apparissero entro 3 giorni dalla nascita di qualcuno per deciderne il destino. Il posto di Cloto nella mitologia greca, accanto alle sue sorelle, era molto importante. Cloto, sotto forma invece di proteina, è stata introdotta nel mondo della biologia molecolare ed è una beta-glucoronidasi scoperta nel 1997 da Kuro Oh e altri presso l'Istituto Nazionale di Neuroscienze di Tokyo. Costoro hanno scoperto che Cloto è un gene soppressore dell'invecchiamento. Difetti genetici nel gene Cloto portano a una sindrome specifica nei topi che assomiglia all'invecchiamento precoce, con una riduzione della durata della vita, calcificazione ectopica e aumento dell'aterosclerosi. È stato dimostrato che la sovraespressione di Cloto inibisce il processo di invecchiamento nei topi, con conseguente aumento della durata della vita del 20-30%. Il gene e la proteina associata furono chiamati cloto per via del loro ruolo nel determinare la durata della vita, rifacendosi ovviamente alla mitologia di cui abbiamo parlato. Il gene cloto codifica per una proteina transmembrana ed è espresso in più tessuti, principalmente nel rene. Ulteriori ricerche hanno dimostrato che cloto funziona come corecettore per il legame del fattore di crescita dei fibroblasti. È stato dimostrato che i livelli circolatori di cloto sono significativamente più bassi nei pazienti con malattia renale cronica. Negli esseri umani più anziani, concentrazioni più elevate di cloto, circolanti nel sangue, sono correlate a longevità, migliori prestazioni fisiche, minore disabilità, morbilità e declino cognitivo. Si è scoperto che le concentrazioni plasmatiche più elevate di cloto erano associate a minori probabilità di fragilità e in particolare di esaurimento. Registrati per ricevere il tuo elenco personalizzato e gratuito delle sostanze necessarie per i 150 anni di vita, fino all'ultimo in ottima salute. Vai su www.mev.cx. Registrati e ricevi l'invito esclusivo e non cedibile al programma 150 anni. La proteina cloto, una sostanza che si chiama FGF23 e la vitamina D, sono state definite le tre sorelle del destino da una serie di ricercatori che hanno studiato questi tre fattori in pazienti con sclerosi multipla. Cloto potrebbe rivelarsi una nuova strategia terapeutica per un ampio spettro di malattie potenzialmente letali, sia come integratore proteico o più probabilmente mediante sovraregolazione genetica. Quindi si può darne di più dall'esterno o si può fare in modo, modificando la genetica, che il nostro corpo ne produca di più. Ed è proprio questo ciò che propone una delle terapie geniche di BioViva. Infatti, uno dei principali trattamenti genici della BioViva, questa società di Liz Parrish, che è una donna molto importante nel mondo dell'anti-age e dell'anti-invecchiamento, è proprio
proprio quello che produce una maggiore produzione di cloto, inserendo geneticamente il fatto che le cellule ne producano di più. Cloto potrebbe anche essere un utile biomarcatore per la diagnosi e la stratificazione del rischio nei pazienti con fragilità, insufficienza renale e malattie cardiovascolari. I recenti progressi scientifici nella biologia molecolare dell'invecchiamento, in cui un gene e la proteina associata hanno preso il nome di cloto, perpetuano l'importanza del concetto di destino e il nostro desiderio di trascendere il nostro destino prescritto. E poi chi lo sa, magari il filo è già più lungo per coloro che accederanno a questo tipo di trattamenti. Al centro di ricerca di Tokyo si è scoperto che un'eccessiva ritenzione di fosfato produce gli effetti negativi della mancanza di cloto. Questo è solo uno dei modi però in cui l'esaurimento di cloto accede alle sabbie del tempo. Come abbiamo detto, cloto è un corecettore obbligato per il fattore di crescita dei fibroblasti, chiamato FGF23. È un ormone coinvolto nel metabolismo del calcio e del fosfato. Ovviamente il calcio deve andare a finire nelle ossa, nei denti, non deve stare sulla superficie delle arterie. E questo è uno degli effetti di cloto e anche della vitamina K, se ci ricordiamo. Questo previene la calcificazione arteriosa e quindi questa è una cosa da ricercarsi con molta attenzione. Come abbiamo detto in un'altra parte, la vitamina D fa muovere il calcio, lo fa andare dove serve, lo fa andare anche sulle pareti arteriose e quindi la vitamina K indirizzarla invece sulle ossa e sui denti. Cloto ha un ruolo molto importante in questo processo anche. Cloto è molto utile per la salute del cuore, ma non si ferma qui. I livelli più elevati di questa sostanza riducono la sensibilità della pressione sanguigna all'assunzione di sale, che sappiamo essere un grosso problema. In Occidente assumiamo troppo sale, lo sappiamo tutti. Ridurlo diventa difficile. Il sale indurisce l'arteria, come ben sappiamo, ma anche la calcificazione vascolare è una complicazione comune della malattia renale cronica. Quindi, tutta una serie di problemi vanno a essere esacerbati o essere ridotti in base ai livelli di cloto che abbiamo nel sangue. Come fa cloto a raggiungere questi risultati interessanti? In parte lo fa promuovendo l'autofagia. Abbiamo visto in molti casi cos'è l'autofagia, è fondamentale che sia molto attiva per l'anti-age, per l'anti-invecchiamento. Autofagia deriva dal greco, significa essenzialmente mangiarsi da soli ed è la procedura con la quale le cellule riciclano organelli e componenti ormai danneggiate al loro interno. L'autofagia quindi è un modo in cui i rifiuti cellulari vengono riciclati o comunque smaltiti. Questa è una funzione necessaria per il mantenimento del funzionamento cellulare e diminuisce con l'età. E questo è intimamente connesso con i segni distintivi dell'invecchiamento. Quindi l'autofagia potenziata è uno dei vantaggi del digiuno e cloto, insieme a tutta la serie di altre cose che fa, è un modo per offrire benefici della restrizione calorica senza gli spiacevoli inconvenienti della deprivazione nutrizionale. Quindi, per dirlo in maniera semplice, con cloto si può continuare più o meno a mangiare come prima ed è come se invece si facesse digiuno, che attiva tutta una serie di cose, fra cui anche, ricordiamo, l'mTOR che va a contrastare la MP-chinasi, che è una cosa brutta, e quindi l'mTOR non si attiva mai in Occidente. In generale ci sono più di 850 milioni di persone che soffrono di insufficienza renale cronica. Con l'invecchiamento della popolazione mondiale questo numero continua inevitabilmente ad aumentare. Cloto quindi è prodotto prevalentemente nei reni, per questo è legato a questo tipo di problematica, ed è fondamentale appunto per la salute renale. I livelli più bassi di cloto sono fortemente associati alla malattia renale cronica, soprattutto tra i soggetti più suscettibili a svilupparla, gli anziani, gli obesi e i diabetici. Cloto inoltre riduce lo stress ossidativo, l'infiammazione e la fibrosi, che sono tutte cose negative e che abbiamo visto sono conduttive al fatto che l'invecchiamento ci colpisca duramente. Cloto ha poi grandi proprietà nootropiche e quindi è importante per le capacità cognitive e la neuroprotezione, cioè la protezione delle funzionalità del cervello. Cloto non influenza solo la durata della vita, ma svolge anche un ruolo molto importante all'interno dei funzionamenti cerebrali, intellettivi e per quanto tempo si possono mantenere queste funzionalità cerebrali. Anzi, in diversi studi si è evidenziato come cloto abbia l'effetto più significativo di qualsiasi singolo gene finora studiato. Non solo protegge il cervello, ma inverte i danni che il cervello ha subito nel frattempo. In molte ricerche si è visto che cloto non solo migliora le funzioni cerebrali, ma lo fa nell'arco di poche ore. Questo si è osservato sia in topi giovani che anziani, nonché in un modello specifico di Alzheimer. Un recente articolo di Nature ha mostrato benefici a lungo termine per i primati non umani anziani. I macachi avevano circa 65 anni umani equivalenti e questo gruppo ha ottenuto un punteggio superiore del 10% nei compiti di memoria difficili e del 5% in quelli meno impegnativi.
Quindi per coloro che soffrono di una malattia neurodegenerativa o di un declino cognitivo, diciamo così, ritenuto ordinario, ma che sappiamo va combattuto questo concetto che sia normale che le persone con l'età abbiano questo declino cognitivo, allora questo tipo di trattamento potrebbe fare un'enorme differenza. BioViva, questa società di cui parlavamo, ha svolto uno studio sull'uomo e ha analizzato l'effetto di due differenti terapie geniche, una sulla telomerasi, che è una specifica terapia per allungare la lunghezza dei telomeri, quella sequenza di DNA alla fine dei cromosomi, e un'altra, la terapia genica Cloto, e si è visto che c'è una forte efficacia nel trattamento dell'Alzheimer. I risultati sono preliminari, ma sono sorprendenti. I punteggi a un esame specifico, che si chiama esame Fallstein, scendono inesorabilmente per chi soffre di demenza. Coloro che hanno ricevuto queste terapie geniche non solo hanno mantenuto i loro punteggi, ma sono persino migliorati. Quindi la terapia genica Cloto si dimostra immensamente promettente come intervento preventivo e terapeutico per una serie di problemi, compreso l'invecchiamento stesso. Quindi è chiaro che continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nella medicina rigenerativa negli anni a venire. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al Movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possano essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile. Basta scrivere mev.cx su qualsiasi browser e verrai trasportato alla pagina di registrazione. Siccome le email possono spesso finire nello spam, sarebbe molto importante che tu ci indicassi anche il tuo numero di telefono. Noi non chiamiamo mai nessuno, utilizziamo il numero solo per inviare brevi messaggi con WhatsApp, Telegram o SMS al fine di segnalare l'uscita di nuovi video o eventi particolarmente importanti per il nostro pubblico. Ricorda che il Movimento Estensione Vita non vende nulla e non condivide i dati dei suoi utenti con nessuno, quindi non ti arriverà mai pubblicità. Ti racconteremo solo quello che c'è di prodotti disponibili e poi sarai tu a decidere se e cosa assumere, parlandone sempre col tuo medico di fiducia, perché la medicina ufficiale è importante e vanno seguite le indicazioni dei medici ufficiali. Non diciamo che questa cosa si va a sostituire a una vita sana e a una dieta sana e al fatto di andare a farsi controllare tutte le volte che serve e assumere tutti i medicinali che ci vengono prescritti. Questo è un potenziamento che ci fa rimanere operativi, lucidi e in grado di goderci la vita. Tutte le nostre attività sono no profit e hanno il solo scopo di informare il pubblico italiano sulle nuove possibilità e ricerche nel campo dell'anti-age, dell'antinvecchiamento. È un settore che evolve molto rapidamente, quindi assicurati di mettere un like nei canali social che preferisci o direttamente su YouTube, in modo da non perdere nessun aggiornamento sulle tecnologie importanti per la tua vita estesa. Dimostraci di gradire il nostro lavoro iscrivendoti, facendo iscrivere e condividendo i nostri contenuti sui tuoi canali social e con coloro ai quali tieni di più. Personalmente molto piacere leggere i commenti, partecipa anche tu, condividi sui nostri canali ogni domanda o suggerimento, noi ti risponderemo il più velocemente possibile. Ci piace parlare con te, scrivi anche solo qualche parola di supporto, grazie. Noi ti consideriamo parte di una grande famiglia e vorremmo che tu ci aiutassi facendo la cosa migliore non solo per te, ma anche per quelli a cui vuoi bene. Noi ci teniamo davvero a te. Per il momento è tutto, lunga vita e prosperità.